città, aspetta magari mi riservo io la conversazione che avrei su questo, però mi fa molto piacere che Luca Parmigiano ci può dire qualche cosa rispetto a questa lunga esperienza che ha fatto fuori, come mi ha tornato e che cosa pensi di fare. Innanzitutto sono presente posso fare due minuti per due cose che devo dire assolutamente. Prima sentirmi dire grazie per me ha un controsenso quando tra la gratitudine da parte mia verso il paese, verso l'agenzia e anche verso il destino, perché nel momento in cui come astronauta sento il supporto del paese di te attraverso il tempo che abbiamo dedicato, immaginare che un'emozione indelebile che sarà per sempre con te. Il suo tempo è preziosissimo, lei è la guida del paese, per cui anche quei minuti sono stati estremamente importanti per me. E questo la ringrazio come astronauta. Però il secondo grazie lo vorrei passare come uomo e come cittadino italiano, perché vorrei ringraziarla del suo lavoro di diligenza. Ho usato una parola che non domina, era la io credo che il suo sforzo in questo senso, seguito da tutti i nostri dirigenti, tutta la classe dirigente del paese, lo sforzo in questo senso è sensibile, io lo sento fortissimo e credo che sia anche una spinta in quella direzione di cui ha parlato, dell'unità e dall'altro ha scritto inequivocato l'Italia una sola, ringrazio del fatto che ha ricordato quelle parole. Di me con immagini di straordinaria bellezza. Il secondo messaggio sul posto del Presidente è un po' strano. Vorrei complimentarmi ancora una volta con la nostra classe dirigente con la sua scelta di credere nel ministro italiano, tra il ministro italiano, tra il ministro del settore aerospaziale. Lei mi ha chiesto un commento su quello che ho fatto noi. Noi, in qualsiasi momento, il nostro settore spaziale abbiamo. Il 40% dei moduli abitativi della nazione. Nessun altro paese al mondo può vantare un record di questo. Nessuno. E anche i servizi hanno comprato i moduli dalle nostre agenzie e dalle nostre industrie. Ma mentre l'ho fatto io, abbiamo avuto un record incredibile. A parte un sesto del banco, quello che è. Ma avevamo a bordo, sono arrivati a bordo due veicoli spaziali, uno è la TV, l'ammiraglio della porta spaziale, il cui è un modulo europeo, una scala europea, un modulo personalizzato e costruito in Italia. Un volume enorme che ha ancora allargato come la stazione prima di partire. Poi contemporaneamente ho partecipato alla creatura del primo Cygnus, l'astronave americana commerciale, al suo primo volo, il cui modulo personalizzato, che non farà sorpresa nessuno a questo punto, è costruito da un museo italiano. 7 mondi a bordo, più del 50% della stazione spaziale orbitante costruita in Italia.